la nuova rubrica Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Arte, cultura, tradizioni, territorio e tanto altro in una serie di foto interviste con Giovanni Baronchelli. Restate sintonizzati con il nostro canale YouTube e valli da scoprire. Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con BinArt Radio. Da questa sera comincia un nuovo ciclo di incontri in compagnia dell'artista Giovanni Baronchelli. L'abbiamo già conosciuto e ci ha già fatto capire la sua grande passione per arte, cultura, storia, tradizioni. E in questi incontri affronteremo quindi una di queste tematiche andando un pochino più nello specifico. Questa sera in particolare parliamo di arte. E nello specifico parliamo di arte relativa al territorio bresciano. Ma lascio la parola a lui e lo lascio salutare. Ciao Giovanni! Ciao Andrea! Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto volevo ringraziarti molto di questa occasione che mi hai dato per trattare questi argomenti che sicuramente hanno un certo peso e non sono assolutamente facili da affrontare. Spero di essere all'altezza. Vorrei poi che questo discorso che affrontiamo adesso sia uno stimolo per avvicinarsi all'arte in generale e quella bresciana in particolare, come tu hai detto prima, per una maggiore conoscenza della ricchezza artistica del nostro territorio, sia cittadino che valligiano. Bene, quindi entriamo subito nel vivo della nostra puntata e ti faccio subito una domanda. Giovanni, ma come si può osservare oggi un'opera d'arte? Ma allora, questa è una bella domanda. Diciamo che oggi siamo distratti da una vita frenetica e stimolati in modo esagerato da un mondo di immagini che ci ha reso, come dire, quasi incapaci di saper cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. E allora bisogna riabituarci, e la pazienza è la prima arma che dobbiamo utilizzare. Per saper leggere l'opera d'arte, innanzitutto bisogna avere una preparazione propedeutica che ci viene dalla conoscenza della storia dell'arte, no? Per forza. Analizzando aspetti tecnici e compositivi, quindi essere capaci di questo, ma ancor più importante, per cogliere quello che ci viene proposto da musei, gallerie, eventi artistici, mostre di qualsiasi forma d'arte, bisogna imparare a soffermarsi con curiosità davanti all'opera che ci viene proposta per cercare di comprenderne la bellezza e lo sforzo creativo che l'artista ha compiuto per raggiungerla. È interessante questo aspetto dell'importanza anche oggi di osservare davvero attentamente un'opera d'arte per comprenderla e soprattutto per carpire, come dicevi, questo sforzo creativo. Ma quindi, entrando un po' nel vivo di quello che è il nostro appuntamento, ovvero l'arte nel bresciano, possiamo dire che l'artista in questo passato di cui ci parlerai ha rivestito un ruolo importante? Ma e come se l'ha rivestito un ruolo importante? Fai conto che nel passato molti artisti lavoravano attivamente per committenze minori, ma anche di rilievo, in un clima di mecenatismo assai diffuso sul territorio. Le maggiori committenze provenivano dal clero, e questa è una cosa comprovata, come tu sai bene, dal numero rilevante di soggetti religiosi in una Brescia dove questo ambito, l'ambito religioso appunto, ha sempre rivestito un'importanza fondamentale. La provincia, come dire, medio piccola di cui parlano in questi giorni dal punto di vista geografico, non la possiamo considerare un po' forse come il cuore del nord Italia. Difatti nel passato Brescia e le valli non costituivano assolutamente ambiti periferici, come possiamo pensare oggi, abituati come siamo al centralismo della città, no? Ma erano invece crocevia di contatti con altre realtà. Quali realtà?
non solo venete e lombarde, quindi gli ambiti confinanti, ma anche trentine e quindi transalpine. Del resto, se ti ricordi, l'avevamo già accennato nell'intervista personale questo tema. Le montagne non dividono, ma uniscono. Nel passato erano diffusissimi poi su tutto il territorio ed erano presenti diversi ordini monastici e anche le confraternite laiche, soprattutto nell'ambito della Controriforma, che furono committenze estremamente importanti proprio perché con la costruzione di santuari e chiese commissionavano anche numerose opere agli artisti per abbellirle. E quindi, per finire, le valli alla fine non partecipano solo alla diffusione di queste opere, ma sono in grado di recepire le novità artistiche e interpretarle anche in maniera del tutto originale. E a questo punto ti chiedo, puoi farci degli esempi? Ma esempi, essendo di Gavardo non posso far menzione agli splendidi affreschi della chiesa di San Rocco, è presente, no? Mm-hmm. E se parliamo di ambiti ancora, come dire, periferici, come dicevamo prima, quelli di ambito rinascimentale del Dacemmo a San Rocco di Bagolino, o ancora, un altro esempio, quelli di Sant'Antonio di Anfo, che per alcuni primi trattati rappresenta un esempio unico, con delle figure del primo Rinascimento originali e di un'espressività spettacolare, e anche con curiose citazioni pagane. Infatti nel complesso di affreschi compaiono anche due rappresentazioni dell'Ercole che confermano quel che ti ho detto prima proprio relativamente alla diffusione di novità in contesti che all'epoca erano di una certa importanza invece, non periferici. Se vuoi poi un'ulteriore testimonianza della presenza di, come dire, un'arte originale che appartiene alla nostra valle, ti cito volentieri, e ne sarai poi a conoscenza perché sono stati scritti diversi trattati e anche libri sull'argomento, della diffusione del lavoro delle botteghe artigiane già dal Cinquecento, quelle più conosciute nell'ambito Perticarolo, come quella dei Boscai, la famiglia Pia Lorsi, no? Famosa, sì, di Levrance, sì, sì. Il paese di mia nonna, vado orgoglioso, sai, no? che hanno saputo elevare un materiale povero come il legno a opera d'arte, con finissimi intagli, se vedi, no? E dorature che conferiscono queste atmosfere spettacolari, che del resto siamo proprio nell'ambito della Controriforma, e quindi l'obiettivo era quello di sorprendere il fedele. Quindi possiamo vedere che ci sono davvero un sacco di esempi, molto anche diversificati, utilizzo, come dicevi, anche del legno, non solo appunto della pittura, quindi anche proprio tipologie artistiche differenti. Ma ti chiedo, Brescia, nel corso di questa storia artistica, ha elaborato un suo linguaggio particolare nell'arte? Beh, io direi di sì, senz'altro. Non vorrei dilungarmi troppo per non essere, come dire, tedioso su questo argomento, ma sicuramente per spiegarti, se nell'ambito gotico il riferimento è Milano inizialmente, già dopo il Rinascimento e forse già prima, tra i molteplici influssi, si fa più intenso da parte dei bresciani questo sguardo curioso verso i colori di Venezia, no? Insiti già forse nella sua stessa natura di città lagunare. Sai poi che Venezia è sempre stata città aperta ai commerci tra Oriente e Occidente. Esatto. La chiamavano difatti la porta dell'Oriente. A questo proposito ti consiglio, e consiglio agli ascoltatori, un bellissimo libro che è L'altro Rinascimento di Villa, che rivaluta proprio il ruolo fondamentale che ha avuto Venezia per l'arte del Rinascimento. E quindi prima si pensava solo Firenze, invece anche Venezia ha dato un apporto fondamentale. Allora, in primis ai mercanti veneziani, cioè gli eredi di Marco Polo, no? Un personaggio importantissimo, si deve il Rinascimento, e difatti molti artisti si riforniscono a Venezia per colori unici.
e colori che provvedono proprio i mercanti veneziani a fare arrivare dal lontano oriente. Ti faccio un esempio, i preziosissimi lapislazzuli, no? Che pestati danno origine al blu oltremare provenivano proprio dalle lontane terre dell'Oriente, o anche il carminio, per esempio, un colore particolare che è una tonalità del rosso, che trae origine dalla parola kerm in persiano, che era questo piccolo insetto essiccato che veniva pestato per ottenere questo particolare colore. È curioso, dopo anche il turchese, per esempio, no? Da Turchia, il morello da Moro, no? E quindi nella storia dell'arte, se parlo di Venezia, poi non posso non certo citarti e far cenno ai legami con Bisanzio. Venezia coglie soprattutto da lì, quindi dal linguaggio bizantino, la policromia di queste preziose tessere del mosaico. Questo lo vedi benissimo nella Basilica di San Marco, no? Ci sarai stato ancora. Sì, sì, esatto. Mosaici, sì, spettacolari. Venezia sarà talmente legata, tra l'altro, a questo tipo di arte che si perpetuerà nel tempo con altre modalità. E quindi, appunto, una dimostrazione di questo aspetto sono gli scintillanti mosaici proprio in San Marco, e soprattutto lì. Interessante questo aspetto del collegamento anche bizantino, ma quant'è che dura? Ma allora, dura sicuramente per molto tempo, anche se più avanti, dopo che vengono recisi gli storici legami con Bisanzio, no? Si abbandonerà questa linea di contorno di queste figure tipiche, ieratiche dell'arte bizantina, e abbastanza anche impostate, i frontali soprattutto, a favore della rivoluzione giottesca, quindi di Giotto, no? Un personaggio importantissimo che rivoluziona proprio l'arte nel 300. Poi più avanti nel Rinascimento la scuola veneziana si contrapporrà a quella fiorentina, che sosteneva la preparazione dell'opera con rigidi impianti prospettici basati sulla linea del disegno, a favore invece, questo appunto ai veneti, di un utilizzo più spontaneo del colore. Tra l'altro, questa rivoluzione coloristica di cui proprio ti sto parlando, a cui contribuiscono numerosi artisti, si espliciterà poi nel 500, prima con Giorgione e poi con Tiziano. E la loro pittura costituirà sicuramente una grande attrattiva per gli artisti bresciani. Pensa che talmente erano forti i legami con Venezia che alcuni storici dell'arte, come il Vasari e Lomazzo, ancora più importante il Vasari, lo conoscerai sicuramente perché aveva scritto Le vite degli artisti, no? Una delle sue opere più importanti. Ecco, questi due identificavano proprio artisticamente i bresciani con i veneti, quasi un tutt'uno. Poi nell'Ottocento arriva Longhi, che è un altro importante storico dell'arte, che in parte confuta questo discorso, questo legame, e che dice invece no, i bresciani hanno una loro caratteristica. La luce è irreale. Rende in questo modo maggior giustizia all'ambito artistico bresciano. È vero che molti artisti bresciani nostrani studiano a Venezia. Ne vengono anche influenzati, ma si concentrano sicuramente in modo maggiore sugli aspetti che ti ho detto prima, di questa aderenza al realismo e alla resa della luce. Ma quindi possiamo dire che Venezia è l'unica che ha influenzato i pittori bresciani? Allora, Venezia è importantissima per noi bresciani da svariati punti di vista. In ambito economico, politico, artistico, musicale, insomma, 400 anni di governo illuminato dalla Serenissima, noi bresciani certo non li dimentichiamo e li abbiamo ancora nel cuore. Ci sarà modo di parlare proprio di questo in un altro appuntamento di quelli che ti ho proposto. Comunque, tornando sui nostri passi, per altri influssi artistici come tu mi hai chiesto, dal 400 il contributo nordico e fiammingo nel panorama veneto italiano è enorme. Ti cito ad esempio Jan van Eyck, a cui va il merito un po' di aver diffuso questa
tecnica del colore ad olio, che era già conosciuta, ma sicuramente che i fiamminghi avevano perfezionato. E i colori a olio operano proprio una grande rivoluzione, perché ampliano la gamma cromatica a disposizione, ma non solo, vengono utilizzati in velatura e hanno la caratteristica della tipica brillantezza. Sostituiscono quindi subito la pittura a tempera, che era presente in Italia assieme all'affresco ancora fin dal 200, no? E si assiste quindi a questo scambio, uno scambio quasi inteso come commerciale, anche perché stiamo parlando di due realtà che sono le potenze commerciali dell'epoca. Abbiamo da una parte Venezia e dall'altra le Fiandre. Da una parte, quindi, i pittori fiamminghi che apprendono l'utilizzo della prospettiva, mentre gli italiani l'intensità penetrante dei colori a olio. Oltre all'attenzione maggiore al paesaggio, al naturalismo, che contagia anche i nostri pittori bresciani. È veramente interessante questo aspetto, Giovanni, di questo vero e proprio scambio commerciale, come sostenevi, tra veneziani, quindi poi bresciani, e fiamminghi, in questo uso anche differenziato del colore ed anche delle tecniche. Ma a questo punto credo sia indispensabile farti una domanda, Giovanni. Quali sono i pittori considerati i più importanti della storia della pittura bresciana? Ma sicuramente sono molti gli artisti che hanno dato il loro contributo nel contesto dell'evoluzione dell'arte bresciana. Io ho scelto di elencarti le figure più rappresentative, secondo me, che sono presenti dal Rinascimento in poi. A questo punto, infatti, volevo proporti un piccolo percorso artistico, se sei d'accordo, con certo, alcuni esempi, e mostrarti anche alcune opere degli artisti che secondo me sono appunto quelli più rappresentativi, certo, che commentiamo e confrontiamo anche tra di loro. Mm-hmm. La prima che volevo farti vedere è questa Madonna con Bambino di San Rocco, a Gavardo, uno dei tanti affreschi proprio nell'ambito di questa chiesa bellissima. Siamo in ambito tardo gotico, e ti faccio notare per prima cosa interessante che l'affresco è datato 1500 sul timpano. Ah, è vero, sì. Te lo dico perché non è mai contemporanea l'evoluzione dell'arte, ma come vedi nel Rinascimento in certi ambiti si mantiene ancora in valle questa un'influenza precedente, quindi l'influenza tardo gotica. Ah. Poi, entrando nel vivo del commento sull'affresco, ti faccio notare l'accenno di quel piccolo accenno di sorriso della Vergine, ma le figure, nonostante questo, si mantengono ancora abbastanza inespressive e sono ancora abbastanza impostate, diciamo. Lo vedrai poi con il confronto con la successiva del Ferramola, che ti farò vedere. Comunque, sempre parlando di questa, dal punto di vista prospettico c'è già un tentativo timido di esplorare lo spazio, ma tuttavia prevale ancora questo gusto decorativo che è proprio caratteristica tipica dell'arte gotica. Lo vedi, è evidente nella fascia che avvolge il bambino, è evidente nella veste della Madonna, nei trafori molto fini dell'architettura che incornicia la scena. E poi ti faccio notare anche un'altra piccola curiosità: se tu vedi la collana di corallo che indossa il bambino, in certi casi anche i bracciali, qua non ci sono, ma rappresentano simbolicamente un augurio di fortuna e protezione dei nuovi nati. Interessante. Ecco, questa è una curiosità per il Rinascimento. Sempre nell'ambito rinascimentale ti faccio il confronto con quest'opera, con questo affresco, con questa invece che siamo sempre a inizio Cinquecento, è una tempera su tavola del Ferramola, un artista bresciano abbastanza importante, conservata nel Palazzo Vescovile di Brescia. Qui, rispetto a quella precedente, abbiamo una grande novità nell'uso della luce. Abbiamo questa luminosità che crea queste ombre dolci sui volti e le carni dei personaggi. Ombre, tra l'altro, che troviamo anche sul panneggio delle vesti della Vergine, lo vedi chiaramente.
L'opera è impostata poi in prospettiva centrale, quindi rispetto a quella di San Rocco qui è più esplicita la volontà di andare a forare questo spazio, di andare a esplorare questo spazio nuovo, no? E lo vedi, lo deduci chiaramente dagli architravi in prospettiva e dalla volta a botte che fora proprio questo spazio. Un'altra caratteristica dell'arte rinascimentale, e qua lo vedi poi, è la ripresa del gusto classico. Lo distingui chiaramente nelle lesene decorative, sia esternamente che internamente all'opera, che presentano questi capitelli corinzi, quindi questa citazione al classico. Le figure poi qui sono espressive anche grazie ai chiaroscuri sul volto. Vedi il sorriso della Vergine, no? E quel gesto naturale del bambino che si protende al libro che viene sorretto dalla mano della Vergine, al contrario invece della Madonna con bambino in San Rocco, che si manteneva ancora abbastanza legato nei movimenti con il gesto benedicente. Poi, come altra opera, non posso non farti vedere un'opera del Foppa. Perché il Foppa? Vincenzo Foppa è un artista molto importante nel primo Rinascimento, e non potevo non proportelo perché è una personalità artistica di rilievo che opera in quell'epoca e soprattutto in tutto il nord Italia, in particolare tra Padova e Milano, però in maniera estremamente diffusa le sue opere. E la sua arte subisce svariate influenze, ma è già a favore di uno spazio più reale e meno vincolato alle rigide geometrie del suo tempo, con un interesse sempre maggiore per la luce, cosa che sarà davvero determinante poi per la generazione di pittori successiva, cioè quella sempre nell'ambito bresciano. Parlando dell'opera, è una Madonna con bambino tra i santi San Faustino e Giovita, sono i santi protettori della città di Brescia, no? Siamo sempre inizio 500, però in questo caso è un olio su tela conservato nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Perché ti dico olio su tela? Perché qui viene fuori il discorso che abbiamo fatto prima della comparazione tra la tecnica a tempera e la tecnica a olio. Qui, a differenza della tempera, puoi capire meglio come la pittura d'olio conferisce pienezza e brillantezza al colore, come abbiamo detto prima. Prima abbiamo anche parlato tra l'altro di luce, e qui abbiamo di fatti una luce naturale molto dolce, quasi perlacea, no? Che pervade lo spazio, e la direzione della luce si distingue chiaramente dalle ombre proprie e portate. In questo caso lo studio proprio sulla direzione e la rifrazione della luce lo noti molto, in modo molto chiaro sul telo del baldacchino della Vergine, lo vedi quest'ombra, no? Che riporta con la figura della Vergine. Poi abbiamo l'opera impostata sicuramente in una prospettiva, con una prospettiva centrale, anche qui come in quella del Ferramola. Del resto, come ti ho detto prima, il Ferramola è influenzato anch'esso dal Foppa, che è una personalità, come ti ho detto, molto importante per l'epoca. E quindi con questa prospettiva si vuole sfondare lo spazio, e è evidente questo nel baldacchino, sempre nel pavimento, e tenta di aprire addirittura questa architettura dall'interno verso un esterno, con questi due alberi molto decorativi. Sì. Si mantiene ancora tuttavia una certa simmetria, come puoi vedere, chiarissima nei santi e nella stessa architettura della stanza, con queste due aperture, no? Destra e sinistra. Poi hai sotto anche un bellissimo, ai piedi della Vergine, un bellissimo tappeto orientale che, come in molti dipinti dell'epoca, anche veneziani, testimonia proprio gli scambi fiorenti con l'Oriente. Ecco, poi nel Rinascimento maturo, pittori a cui guarderà Caravaggio per novità, soprattutto per lo studio sulla luce, sono i tre principali della pittura bresciana. Molto conosciuti sono il Savoldo, il Moretto e il Romanino, di cui adesso ti proporrò delle opere. La prima opera che ti propongo è quella del Savoldo. Fa parte del genere delle sacre conversazioni, la pala di San Domenico di Pesaro,
E qui vedi che ormai la tecnica d'olio ha operato la sua rivoluzione. Questo è un olio su tavola, è del 1524-25 e rappresenta la Vergine in alto, come vedi, e quattro santi sotto di lei. Perché Sacra Conversazione? Allora, Sacra Conversazione è un genere, diciamo, della pittura, della storia dell'arte sacra, dove ci sono questi personaggi che dialogano dal punto di vista proprio interiore, no? È un dialogo interiore, infatti vedi che non proferiscono parola. Dialogano tra di loro e con la Madonna, che è al vertice di questo triangolo compositivo, no? Lo vedi chiaramente proprio nella direzione degli sguardi che creano questa forma geometrica, ma sguardi anche che tentano di uscire dal dipinto. E difatti lo vedi bene nello sguardo di San Pietro, che è il primo santo, il primo santo rappresentato da sinistra, che ci guarda e con quel gesto molto naturale cerca quasi di forare lo spazio del dipinto in un'altra dimensione proprio. Poi dal punto di vista iconografico, dal punto di vista di iconografia cristiana, puoi riconoscere i quattro santi in maniera abbastanza chiara. San Pietro è quello con le chiavi, lo vedi subito, quello che ci guarda, no? A cui ho fatto menzione proprio adesso. Poi abbiamo San Domenico in abito domenicano, abbiamo poi San Paolo, progressivamente sempre verso destra, con la spada, e San Girolamo, che è un po' un topic, diciamo, dell'iconografia cristiana, perché è chiaramente riconoscibile per l'abito cardinalizio, no? Rosso, di solito anche il galero, che è quel cappello particolare, insomma, proprio dei cardinali, in questo caso non lo indossa. Abbiamo a che fare in questo dipinto con uno spazio aperto, come vedi, con una luminosità che esalta il colore e anche con un'attenzione particolare del pittore all'atmosfera. Il dipinto è molto atmosferico, lo vedi nelle nuvole che si dissolvono in questo cielo meraviglioso, proprio con effetti molto naturali. Ecco, come vedi, se abbiamo la possibilità di ingrandire sul fondo del dipinto, abbiamo questo scorcio, si sfocia in una inedita veduta di Venezia, e difatti il Savoldo è uno di quelli che ti dicevo prima che ci studia proprio a Venezia, e quindi è quasi una, diciamo, un anticipo di quelle vedute che saranno poi affrontate in un altro secolo e in altre modalità, sicuramente dai vedutisti veneziani, no? Poi abbiamo sempre vicino alla Vergine, abbiamo questi due bellissimi angeli musicanti, uno a sinistra con il liuto, che è uno strumento proprio che veniva suonato all'epoca, un liuto di forma piriforme, no? Con questa rosetta centrale molto, molto bella, e dall'altra parte invece abbiamo un altro angelo musicante a destra con una bombarda, sarebbe in pratica l'antenato dell'oboe, uno strumento ancia doppia che veniva anche questo suonato, uno strumento a fiato che veniva suonato a quell'epoca proprio. Allora, riguardo al moretto poi e al romanino, volevo proprio proporti lo stesso tema per farti capire come i due pittori, le due personalità artistiche affrontano in maniera diversa questo tema. Il tema è cena a casa di Simone il Fariseo, è un olio su tela questo, e è del moretto, lo vedi chiaramente. È conservato nella chiesa di Santa Maria in Calchera a Brescia, e vedi che viene trattato questo tema in una scena di interno. Si concentra il moretto in questo caso sull'intimità della scena, sia negli sguardi dei personaggi, sia nei colori, sia nello studio sulla luce. Sono tutte materie abbastanza importanti, soprattutto lo studio sulla luce, perché il nostro Moretto viene considerato da molti storici dell'arte
come pre-caravaggesco, proprio questo utilizzo della luce particolare. Come vedi, dallo sfondo in penombra emergono queste figure dal buio, in particolare la figura di Gesù che è posto al centro della tela, no? Poi abbiamo anche queste nature morte che ci riportano alla memoria proprio il Caravaggio. Sicuramente il Caravaggio poi di ambito lombardo non avrà sicuramente studiato questi pittori, affrontando poi e operando la sua rivoluzione in maniera più esplicita dal punto di vista chiaramente dei chiaroscuri e di queste luci molto forti, no? Quindi anche diciamo nei tessuti sicuramente anche il Moretto avrà guardato ad altri modelli, modelli che sicuramente sono quelli nordici, quelli fiamminghi. Come vedi, la luce va a spiegare quello che è la materia degli oggetti proprio, no? Vedi la differenza tra gli abiti dei personaggi, la tela della tavola, come la luce diciamo si specchia nei tessuti, sì, no? Sì, è vero. E questo ti rivela anche questo aspetto importante, diciamo, quindi l'attenzione nello studio anche della materia. Un altro tema molto importante, diciamo, di questo dipinto è che è presente la Maddalena. Maddalena è una figura, diciamo, in questo caso importante e che ci fa capire come il Moretto aveva aderito poi alla Controriforma, no? È importante perché il tema della Maddalena sarà uno dei temi più affrontati dalla Controriforma, in quanto Lutero e la Riforma protestante avevano negato il sacramento della confessione e quindi, diciamo, questo riproporre il tema della Maddalena lo riporta alla ribalta questo tema. L'altro dipinto, che è un affresco che volevo proporti proprio in confronto al Moretto, è quello del Romanino, sempre cena a casa di Simone il Fariseo, è conservato nella Pinacoteca Tosio Martinengo, è del 1532, quindi è precedente a quello del Moretto, e qui vedi come è sempre ambientato in una scena di interno con questa volta a crociera, no? Un ambiente un po' classicheggiante. Abbiamo questi personaggi che sono fondamentalmente diversi da quelli del Moretto. Se il Moretto si concentra sull'intimità della scena, qui il Romanino invece si concentra sull'aspetto espressivo. L'aspetto espressivo perché il Romanino è caratterizzato da una pittura nervosa, e per quello che ti ho scelto l'affresco, perché mette in maggior risalto questo aspetto, da una pittura nervosa, pennellate rapide, una pittura quasi riassuntiva e scarna, con un interesse per la figura umana anche popolare. Infatti esegue, diciamo, opere ad affresco anche fuori Brescia, nell'ambito delle valli, ti dicevo, come realtà molto importanti, come per esempio di quella di Sant'Antonio Abate a Breno. Ecco. Vedi anche qua che il pittore si concentra sì sullo studio della luce, lo vedi nella brocca, lo vedi nel riflesso della luce nel bicchiere, ma vedi che sicuramente, a parte lo studio della luce, che è diciamo una caratteristica ormai consolidata nei pittori bresciani, sicuramente fa più attenzione a quelle che sono le espressività dei volti e dei gesti dei vari personaggi, che si rivolgono con sorpresa tutti verso la Maddalena penitente. Questo aspetto della rappresentazione di un carattere artistico più popolare lo troviamo ripreso poi anche altrove nella storia dell'arte bresciana? Sicuramente lo troviamo ripreso. Le citazioni popolari sono presenti in molti pittori bresciani che, come ti dicevo prima, sono attratti più dalla realtà delle cose, come anche i bergamaschi in parte. Avendo poi citato la triade magica, come dire, dei pittori bresciani, Moretto, Savoldo e Romanino, non posso non citarti il Ceruti.
che per Brescia è molto importante, che nel Settecento, in un contesto storico sicuramente diverso, e come vedi in questo dipinto, sempre attento a queste luci particolari, luci delicate, riprende i toni terrosi dei suoi predecessori conterranei. Una pittura quasi scarna, una tecnica ad olio caratterizzata da poche velature e dalle pennellate rapide per descrivere, in questo caso non più soggetti religiosi, ma soggetti appunto popolari, anche con un certo sentimentalismo, con assenza però di una critica sociale come poi avverrà più avanti nel tempo. Forse anche lui guarda alla generazione dei pittori nordici per l'approccio a questi temi. Il Ceruti, tra l'altro, si dedica a una pittura di genere che tratta proprio soggetti poveri, che sono i pitocchi, da qui proprio il suo nome, no? Pitocchetto, con i quali piace anche assimilarsi anche in certi ritratti. Infatti si ritrae in certe volte da povero proprio. È un po' un paradosso questa pittura di genere così in voga, diciamo nel Settecento, no? È un paradosso che sia estremamente di moda tra i nobili del Settecento. I numerosi collezionisti e i più grandi collezionisti sono proprio loro che amano questo genere. Le famiglie bresciane e non, e anche personaggi, diciamo, di rilievo, richiedono e commissionano opere al Ceruti. Una personalità importantissima è von der Schulenburg, che era un maresciallo della Serenissima, personalità molto importante, che aveva resistito all'assedio di Corfù ad opera dei turchi in modo eroico ed era stato lautamente ricompensato dalla Serenissima. E quindi non certo un personaggio qualunque. Giovanni, ci hai raccontato veramente un panorama artistico bresciano, veramente interessantissimo da scoprire, da approfondire, direi a questo punto, anche se già con te abbiamo messo le basi di un sapere comunque, come dire, molto ampio e anche, come dire, che ci stimola ad andare a studiare, no? Nuovi aspetti sempre più intimi. Tu ce ne hai accennati molti, però vediamo davvero come da delle semplici opere d'arte possiamo poi ricostruire storia, iconografia, anche aspetti legati alla fede, piuttosto anche, come abbiamo visto con quest'ultimo autore, anche legati a quella che era un po' invece la vita delle persone più povere. Io, Giovanni, ti ringrazio, è stato un primo bellissimo appuntamento e quindi ti chiedo magari se vuoi darci un'anticipazione sul prossimo, e ti saluto e lascio a te la parola. Ciao Giovanni! Ecco, spero di essere stato chiaro, semplice a livello di linguaggio, perché il mio obiettivo era quello proprio di portare quest'arte, la conoscenza di quest'arte, che è quella bresciana, al tuo pubblico di ascoltatori proprio, e che li ringrazio per l'attenzione e l'ascolto sicuramente, e che questo sia appunto di stimolo proprio per molti per andare a approfondire queste tematiche, come tu hai detto. Un anticipo relativamente alla prossima puntata, ecco, tratteremo del tema della civiltà contadina con un focus su tradizioni, usi, costumi, dialetto, aspetti anche religiosi della cultura popolare e tanto altro che ora non svegliamo. Quindi siamo già curiosi di sentire quello che ci preparerai per la prossima volta, ma intanto ti saluto, ti ringrazio ancora e ci vediamo. Ciao Giovanni, grazie. Arriva la nuova rubrica Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Arte, cultura, tradizioni, territorio e tanto altro in una serie di fotointerviste con Giovanni Baronchelli. Restate sintonizzati con il nostro canale YouTube e valli da scoprire. Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli.